sono uno portato più alla qualità che alla quantità. Quindi benissimo, ben vengano le 100.000 persone in giro per le città di Arezzo, che sono un numero eccezionale, quindi un evento sicuramente ben riuscito e ben fatto. La fortezza è straordinaria, Sì, quindi una cosa bellissimo. bellissima, niente da dire, Bellissimo. quindi un lavoro eccezionale. Però io quello che mi preme, puoi dire, proprio viaggiando nel mondo, guardando quello che accade anche, adesso è un evento in Montenegro, invitato dal governo del Montenegro, quindi proprio parlo con tutti i ministri, eccetera, mi rendo conto che hanno fatto questo Cotor Art, oppure, io credo che noi siamo abituati, tutte le nostre associazioni, proprio oggi parlavo di questa cosa, e il comune stesso, fino ad oggi, i nostri comuni, cioè nostri, per portare gente, pensano che tutto deve essere rivolto intorno al cibo. Basta, cioè, veramente è una Basta. cosa che non è più possibile, non è più Sono pensabile, cioè, d'accordo. questa è una cosa che bisogna noi creare, fare sì che la città di Arezzo diventi come, ora non voglio parlare io di me perché ho fatto una cosa, magari Arezzo è un caso a parte, è Vabbè, un'entità, è un mondo a è un sé, mondo a è un mondo sé, a sé, guidare assolutamente. un comune o essere solo di un comune è tutta un'altra storia, ne Sì. accontentare un po' tutti, quindi non è cosa Sì. semplice, non è come No, dire no, no, faccio bisogna avere un equilibri. imprenditore che cambia molto, dico io, decido io, faccio. Quindi, Anche perché la macchina comunale è molto più lenta, esatto, di quindi un'impresa, quindi. essere alla guida di un comune, dicevo prima appunto con il sindaco di Montenegro, è una roba che non Ci vuole, vuole forse coraggio, non ci sì, vuole un gran certo. coraggio. Però detto questo, credo sia importante pensare per un futuro, secondo il mio punto di vista, che Arezzo debba vivere una realtà un po' diversa, una realtà un po' più di alzare un po' il livello. Lo vediamo cosa ha fatto Cortona con i suoi modi di fare, ma non per fare paragoni. È vero che è un comune diverso, è stato appoggiato in tanti modi, appoggiato da scrittori, artisti, Sì, cantanti, sì. o quello che vogliamo, però possiamo fare anche questo ad Arezzo. Cioè io come consiglio, come idea mia, non consiglio, idea mia è quella di alzare il livello. Alzare il livello unicamente portando la città ad essere riconosciuta come una città d'arte, una città di cultura, una città di, partiamo dalla musica, abbiamo tanti, Guido Monaco, Piero della Francesca, meno gente non importa, meno persone in centro a mangiare la sagra del meglio, ma non perché ho niente contro la gente che fa, va in giù, quello o l'altro, io non faccio divisioni, dico tanto che la qualità della gente è importante, nel senso che per il livello della città, questa è la mia idea. Io sono assessore al turismo e alle attività produttive, che è diverso dall'assessore alla cultura e all'assessore alle attività giovanili. Io voglio andare verso una direzione che comunque è quella un po' nelle grandi capitali italiane, ma soprattutto in Europa, dove il turismo prima di tutto è una fonte di commercio e di attività produttive, quindi si lavora sul turismo per avere ricadute economiche. La cultura è una parte che è fortemente legata al turismo, soprattutto in un paese come il nostro, però stanno cambiando molto le dinamiche un po' in tutta Europa. Oggi, si cerca di creare degli eventi complessi, si chiamano così, cioè dove comunque anche la parte, per esempio, alimentare non deve essere quella predominante perché sarebbe un errore, però è un meccanismo comunque per mantenere per esempio le persone più a lungo in città. Per esempio, se trovi comunque da mangiare qualcosa, non torni a casa, non torni in hotel, rimani fuori, stai per più tempo in esterna, si va a colpire comunque dei target un po' diversi. Quindi io sono dell'idea che sulla cultura ci bisogna lavorarci tanto e investirci, però con l'assessorato alla cultura. E noi con l'assessorato al turismo essere di supporto alla cultura per fare da collante, per far sì che anche questa diventi comunque con delle numeriche valide, perché oggi in Italia, come in tutto il mondo, fare qualità e numerica al tempo stesso servono degli investimenti enormi. Io devo anche sostenere che cultura, perché per esempio nel mio comune la cultura è stata tenuta dal sindaco, non solo perché ha un percorso in questo ambito, ma perché credo che sia un modo per dare un'impronta anche a quello che è il mandato amministrativo, perché attraverso la cultura si dovrebbe raggiungere la mente, l'educazione delle persone. E onestamente, se non arriviamo ad elevarle nel loro, diciamo, livello, onestamente tante cose vengono meno e si vanno a perdere. Io ho detto che il progetto
progetto di Back in Time ha sicuramente avuto un forte impatto emotivo nei confronti della gente, perché c'è un ritorno, secondo me, profondo alla rievocazione, al passato, al vestirsi, al mettersi il costume. Quindi indubbiamente io lo vedo a Monte San Savino con il discorso della rievocazione storica di Baldovino, che io ho cercato come amministrazione comunale di promuovere, di supportare ulteriormente, perché era l'unico momento in cui i giovani del mio comune, del mio capoluogo, si riconoscevano a livello identitario. Posso chiederle, sindaco, il suo è un comune, insomma, più piccolo ovviamente, certo, rispetto al... Certo. Le risorse dove si trovano? Allora, mi sta facendo una domanda bellissima e molto importante. Io devo dire che tutti quanti, penso, guardiamo con un occhio di attenzione a Cortona, però pensiamo bene che Cortona sta oggi avendo i frutti di una politica che è partita oltre 30 anni fa su questo settore e queste scelte che sono state fatte a monte, per non dire che partono dalla fine del Settecento con l'Etruscheria. Ma credo che l'aspetto più interessante sia determinato dal fatto che un comune come Monte San Savino, che vuole oggi, un piccolo comune, vuole investire in cultura, ovviamente ha delle grosse difficoltà, perché non ha i numeri che vengono investiti all'interno del proprio bilancio. Se Cortona investe 1.800.000 euro all'interno del suo bilancio, ovviamente Monte San Savino, dopo il commissariamento, addirittura c'era un fregoro nero. Allora, l'escamotaggio è stato che per i primi 4 anni io ho cercato di fare degli eventi sempre dignitosi, andando a cercare, non dico amici e parenti, ma più o meno, quindi rivolgendomi per esempio al liceo artistico Piero della Francesca, facendo una mostra sui costumi che avessero una tematica di legame con la nostra quadreria, Zulimo Aretini, cercando in qualche modo di poi, ora è brutto che lo dica qui perché sembra che mi voglia lodare, ma pagando di tasca mia magari il pranzo a chi mi ha aiutato o il mazzo, insomma, di fiori, cercando le risorse nel territorio. Nel territorio, in maniera, diciamo, veramente vera. Ecco. Il problema è che quando sono arrivata a fine, diciamo, di questo percorso amministrativo e di voler fare una mostra che fosse un attimino più elevata, che fosse un elogio, diciamo, o un richiamo al nostro genius loci che è il Sansovino, indubbiamente io mi sono scontrata con delle realtà che sono state dette anche dall'assessore Comanducci, cioè gli sponsor una volta che erano tanti, oggi quando ti propongono 200 euro anche le aziende è già tanto, certo. Quindi vai a fare il frate questuante, sì. E onestamente non sempre, tant'è vero che la mostra che del Sansovino, che doveva avere un certo numero di opere, abbiamo dovuto ridurle perché c'era il problema dei grosse spese di assicurazione certo, e di trasporto, quindi alla fine si fanno sempre delle cose aggiustate. E questo è un po' l'aspetto che dispiace, perché giustamente, come diceva Giuseppe Angiolini, bisognerebbe avere la forza almeno una volta in un anno di fare un evento di un certo livello e che caratterizzi il proprio comune. È inutile andare a scimmiottarsi l'uno con l'altro. Ognuno deve trovare all'interno della propria storia, del proprio percorso diciamo storico-artistico, anche di tradizione folcloristica, un qualcosa che lo connoti nell'unità del territorio, ma che lo diversifichi.